un tuo amico lui? No, 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 non lo conoscevo. Però mi sentivo in colpa, quindi ho iniziato ad andare in ospedale tutti i giorni per vedere come stava. E per caso è che andava anche lei lì per trovarlo, ho conosciuto la sorella che... meravigliosa e mi... Jacopo, porta pazienza. Cioè, no, scusa, finisci. No, no, finisci. Hai ragione tu, sono un coglione. Sono un coglione perché ora il fratello si è svegliato e io sto cercando in ogni modo di evitarlo. Perché, cioè, cosa gli dico? Cosa gli dico? Ho mandato in coma tuo fratello, cosa gli dico? Sì? No, non è un'opzione che lo dica, ho mandato in coma tuo fratello, non... No, è l'unica opzione, Jacopo. Devi dirglielo e anche velocemente. E se non ti perdona, ha ragione lei. Se tu tieni a questa ragazza e c'è una minima possibilità in cui lei ti perdoni per quello che hai fatto, tu devi dirglielo subito. Voi mi avete perdonata, no? Sì, vabbè. Solo le ha perdonato Anna e Guido. Voi siete una famiglia di buoni, siete un po' una famiglia da pubblicità. Però magari sei fortunato e anche Lea è buona da pubblicità e ti perdona anche lei. Poi Jacopo, non sai che liberazione è stare con una persona senza dirsi cazzate?